In questo video rispondo alla domanda: Ale, ma quali obiettivi utilizzi per la tua fotocamera per fare video su YouTube? In questo video ti do la risposta. Ok, come ti ho detto nell'introduzione, in questo video ti racconto quali sono gli obiettivi che utilizzo per fare video su YouTube. Qui ce ne sono due, che sono fondamentalmente il prima e il dopo. Questo qui è un Sigma ed è un obiettivo che io ho utilizzato fino a 6 mesi fa e negli ultimi 2 anni, quindi tutti i miei video dagli ultimi 2 anni a fino a 6 mesi fa ho utilizzato sempre questo obiettivo. Che obiettivo è? È un Sigma 10-20. Ti faccio una premessa: non so quanto tu te ne intenda di fotocamere, obiettivi e quant'altro, quindi cerco di essere molto molto semplice. 10-20 significa che è un grandangolo, ovvero riesce a riprendere tanto della scena, ok? Tanto a 10, un po' meno a 20, quindi basta ruotare qui la ghiera e ti sposti da 10 a 20. È un obiettivo, diciamo, non proprio entry level, perché? Perché ha un'apertura fissa di 3.5. Che cos'è l'apertura? Te la faccio sempre semplicissima, è... diciamo determina l'apertura la quantità di luce che entra nell'obiettivo. Quindi, sempre per farla semplicissima, minore questo numero, maggiore sarà la luce che entra nell'obiettivo e quindi hai delle scene più luminose e soprattutto puoi utilizzare delle luci meno potenti. Ok? Più l'obiettivo ha questo numero F, non lo so, 5.6 o qualsiasi altra cosa, e più hai bisogno di luci perché l'obiettivo è molto scuro. Ok? 3.5 com'è? Non è granché. Ok? Non è granché, certo, questo è un obiettivo che costa comunque 500 euro, perché ha un'apertura, diciamo, 3.5 fisso, ok? Questo che vuol dire che ci sono obiettivi che vanno, ad esempio, da 3.5 a 5.6, quindi 3.5 con apertura 10, 5.6 con apertura 20, sono peggiori rispetto a questo, ovviamente. Questo è fisso, quindi da 10 a 20, qualunque sia la lunghezza focale che scegli, ha un'apertura sempre fissa di 3.5, quindi non è assolutamente male, nonostante 3.5 in assoluto non è gran cosa. Ripeto, costa 500 euro. Perché? Perché ha delle lenti abbastanza buone. Questo qui è un obiettivo per APS-C, che vuol dire che... cerco sempre di essere semplicissimo. APS-C è differente rispetto a full frame, probabilmente ne hai sentito parlare, poi ci sono anche micro 4 terzi, eccetera, eccetera. Che cos'è? La grandezza del sensore della fotocamera. Ok? Sempre per essere semplicissimo, le macchine più costose sono full frame, quelle meno costose sono APS-C. Ma in realtà, per YouTube, la maggior parte delle persone usano delle APS-C. Quindi questo qui è per APS-C. Se tu volessi montarlo su una macchina full frame, questo non sarebbe più un 10-20, ma sarebbe un 16-32. Lo so che è un po' complesso, però se stai guardando questo video... forse ti servono degli obiettivi, quindi cerca di seguirmi. Io cerco di essere semplicissimo, perché il discorso sarebbe veramente molto più complesso. Cerco di essere semplicissimo. Però, qualsiasi cosa, commenta questo video e io ti rispondo prontamente. Quindi questo qui è un 10-20 su APS-C, ok? Che se, diciamo, volessimo paragonarlo a un obiettivo full frame, sarebbe un 16-32. Ok? Spero di essere stato chiaro. L'altro obiettivo invece che ho comprato... per sostituire questo, ma come vedi questo ce l'ho sempre qui perché non penso di venderlo perché è veramente meraviglioso come obiettivo, è un Canon, questa volta la serie L, la riconosci dalla striscia rossa che c'è qui intorno, che è, diciamo, la serie top di Canon. Questo qui costa 1.200, 1.500, è un obiettivo adesso vecchio, non lo fanno più, però costava intorno ai 1.000, tra i 1.200 e 1.500, adesso non mi ricordo, quindi ovviamente 500 euro, 1.500 euro. Questo qui è un obiettivo invece 24 mm. E tu mi potresti dire: Ale, ma è più grande di questo? No, perché questo qui è un obiettivo per full frame, quindi è 24. Questo qui, se lo paragoniamo a questo, sarebbe, questo qui sarebbe un 16-32 e questo qui 24, capito? Dipende dalla scala, perché Canon ha un fattore di 1.6, quindi questo lo moltiplico per 1.6 per avere la stessa lunghezza focale di una full frame. Lo so che è complicato, anch'io all'inizio, anni fa,
Per comprendere tutti questi concetti ci hanno messo veramente tanto, però spero di essere stato chiaro, ma nel caso commenta. Quindi questo qui te li paragono perché? Perché se questo 10-20 e questo 24, dici Ale, ma questo è troppo più grande, ok? Invece no, se li vogliamo paragonare, questo è un 16-32 e questo è un 24. Quindi 24 è in mezzo a 16-32. Questo obiettivo qui, ti ricordi che questo qui aveva un'apertura fissa di 3.5, questo qui invece ha un'apertura fissa di 1.4, addirittura 1.4. Quindi che vuol dire? Vuol dire che questo qui è molto più luminoso di questo, giusto? Ok, quindi questo obiettivo qua necessita di molta meno luce, quindi anche in ambienti non troppo illuminati questo obiettivo è meraviglioso perché ha un'apertura di 1.4. 1.4 è una delle migliori aperture che ci sono, ok? Certo, costa infinitamente di più rispetto a questo. Quindi volevo raccontarti che questi due sono gli obiettivi che io utilizzo. C'è differenza tra un'ottica fissa, questa 24, e un 10-20 o 16-32? Allora sì, perché questo è 24, punto. Quindi per avere una scena più ampia, più stretta, ti devi avvicinare o allontanare dalla videocamera. Questo qui, avendo uno zoom, quindi da 10 arriva fino a 20, puoi non allontanarti tu, ma aprire o stringere l'ottica. Ok? Entrambi gli obiettivi ti permettono di stare vicinissimo alla macchina fotografica. Tu mi stai dicendo, Ale, ma adesso con che obiettivo stai riprendendo questo video, visto che hai questi due qui? Ho un altro obiettivo simile a questo, che però è un 24-105. E lo utilizzo soprattutto per fare foto, per fare qualsiasi cosa, 24-105, full frame, è perfetto. Però ha un'apertura di 4, quindi peggiore rispetto a questo, ma è un'ottica fatta non tanto per i video, ma è un'ottica fatta per foto soprattutto. E adesso è a 24, quindi quello che stai vedendo è un 24 full frame. Ok? Con questo qui riesci ad aprire anche un po' in più perché è 16, quindi fondamentalmente quanta scena vuoi far vedere all'interno del tuo video? A me va bene quello che c'è, perché comunque è una scena abbastanza ampia. Considera sempre che più è ampio l'obiettivo, più cose vengono nell'inquadratura, quindi devi avere una stanza in ordine. Il bello di questi obiettivi però è che, anche se è una stanza molto piccola, questi riescono a ingrandirla perché ampliano tantissimo, anche a una certa distanza, perché adesso io c'ho a un braccio e una mano, ma perché voglio questa inquadratura qui. Ok, quindi tutto sommato la puoi tenere anche abbastanza vicino. Con questo ti puoi quasi attaccare all'obiettivo. Quindi anche in uno spazio piccolissimo, con un obiettivo tipo 10-20 o 10-18, ce ne sono diversi, riesci a fare cose molto molto interessanti. Lo so che l'argomento obiettivo è immenso, quindi non volevo in questo video spiegarti cos'è un obiettivo, come funziona un obiettivo, quale obiettivo scegliere, ma volevo raccontarti quali sono gli obiettivi che utilizzo io. Ok, però se hai domande o se l'argomento ti interessa, commenta questo video chiedendomi appunto di fare un video dove ti spiego come scegliere l'obiettivo, ti faccio vedere le differenze tra gli obiettivi, insomma, possiamo fare veramente tante cose su questo canale. Niente, ci tenevo a farti vedere gli obiettivi che utilizzo io perché spesso me l'avete chiesto e sono obiettivi belli, soprattutto questo è con un'apertura di 1.4, è meraviglioso, cioè è meraviglioso, veramente... Quasi a lume di candela posso registrare e vengono video molto molto luminosi. Con questo, con quello che stai vedendo tu adesso, ho dovuto alzare il valore di ISO oppure alzare comunque la luminosità delle luci. Bene, spero di essere riuscito a rispondere alla domanda quali obiettivi utilizzi per fare video su YouTube. Ti ho dato due alternative a quelle che utilizzo io. Ovviamente ci sono obiettivi anche più economici rispetto a questo, soprattutto se li compri usati, perché non dimenticarti che ci sono negozi o anche su Amazon o dove vuoi dove è possibile comprare obiettivi usati, come ho fatto io, ovviamente, e spendendo quindi poco e avendo una lente in grado di aiutarti tanto. Perché ricordati, ti dico solo questo, poi chiudiamo, non è tanto questione di macchina fotografica, non devi avere per forza l'ultimo modello di macchina fotografica, quanto è una questione di lente. È la lente a fare la differenza, ok? Quindi mi raccomando, puoi avere anche un corpo macchina vecchiotto, l'importante è che magari riesca a fare video in 1080, 25 fps, ma è l'obiettivo che fa la differenza. Quindi un buon obiettivo su un corpo macchina medio
fa veramente la differenza. Ok? Grazie mille, aspetto i tuoi commenti. Ciao!